Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela e questo è un nuovo video. Oggi facciamo il video recap acquisti dell'ultimo periodo. Insomma, un mega book haul, mega no, vabbè, abbastanza acquisti. Finalmente sono riaperte le librerie e le fumetterie, quindi io sono andata dalla mia fumetteria di fiducia, ho fatto un bell'ordine, ho preso quasi tutto quello che avevo ordinato. E quindi con questo voglio ricordarvi che per sostenere la filiera letteraria, quello che possiamo fare, ognuno di noi nel nostro piccolo, è fare un piccolo acquisto in libreria o in fumetteria, in modo appunto da sostenere a modo nostro la filiera. Non sono stata ancora in libreria perché la mia libreria di fiducia è un po' lontanuccia e quindi ancora non sono riuscita ad andarci, spero di riuscire ad andarci presto. Per fare un po' di acquisti anche là, però intanto ho fatto degli acquisti di fumetti e mi è arrivato un pacchetto di libri in lingua, quindi andiamo a vedere un po' quello che ho preso. Innanzitutto saluto gli amici della Free Comics, che è la mia fumetteria di fiducia, quindi ciao Francesca, ciao Daniela, che sono sempre molto carini con me. E comunque io il link alla fumetteria ve la metto sotto nell'info box, insieme anche a tutti i titoli che ho acquistato. Iniziamo subito con i due acquisti che non sono miei, ma che ho fatto per il figlio, perché mi ha dato il tormento che vuole leggere fumetti. Speriamo che sia la volta buona che cominci a leggere, perché ho provato di tutto e niente, non c'è verso, malgrado la casa sia piena di libri, non c'è verso. Comunque, gli ho preso questo, Evviva che bello, che è una raccolta di vignette di Sio, quindi insomma, questo è il genere. Che è la raccolta del 2018. Lui è un grande appassionato di Sio, quindi siamo passati direttamente alla raccoltona anziché collezionare i volumetti singoli. Sempre per il figlio, ho preso Zero Calcare perché un altro suo grande amore è Zero Calcare. Quindi abbiamo preso La scuola di pizza in faccia del signor Calcare, che sicuramente leggerò anch'io. Che poi magari vi saprò dire i miei pareri. Lui è un grande appassionato, quindi se chiedete a lui vi dirà subito 5 stelline su 5. Ad ogni modo, anche questo al costo di 22 euro, è un bel volumone ed ha circa 300 pagine, edito dalla Bao. Vabbè, insomma, Zero Calcare non ha bisogno di presentazioni, è un autore molto molto bravo, quindi insomma. Sicuramente è una lettura che farò io, anche io, quella di Sio probabilmente no, ma questa sicuramente sì. Altro acquisto che ho fatto, che avete già visto perché è una lettura che ho fatto subitissimo, che è questa qui, Buffy l'ammazza vampiri, che è il reboot, è il primo del nuovo reboot fatto da Whedon, Belair e Mora, a cui ho dato 5 stelle su 5, che è meraviglioso, soprattutto se siete fan della serie, leggetevelo. No, per forza, vi metterò qui nelle schede o comunque giù nell'info box la video recensione di questo fumetto perché è meraviglioso. Una delle più belle letture di quest'anno e lo sarà penso fino a fine anno. Questo fumetto è uscito al costo di 19,90 euro per la Salda Press. Sono 120 pagine a colori. Vi faccio vedere l'interno. Ups, è uscito il segnalibro. Questo è l'interno. Alla fine ha una galleria di cover. Delle cover delle variant uscite con i volumetti singoli, che sono una più bella delle altre, un'altra, ecco qua, sono veramente bellissime. Il fumetto merita tantissimo sia per la storia che per i disegni, che per i colori, che per lo storytelling. E è un fumetto che veramente merita tantissimo. È il reboot, quindi è Buffy ambientata ai giorni nostri, quindi ovviamente i personaggi hanno subito dei cambiamenti rispetto a quelli che conoscevamo, però abbiamo Buffy, abbiamo la Scooby Gang, abbiamo tutti i personaggi che conoscevamo, Xander, Willow, uno Spike meraviglioso, Angel, Cordelia, insomma tutti. Io vi dico, dopo questo video andatevi a vedere la recensione se siete curiosi perché avete capito che mi è piaciuta. Decisamente bellissimo. Insieme a questo, insomma, con l'uscita del primo, c'era in omaggio il segnalibro di Buffy, con dietro anche la pubblicità di Farfly, che è un'altra serie sempre edita da Salda Press, ispirata a un telefilm. La spilletta, vediamo se si vede.
sempre di Baffi, e questa shopper meravigliosa che vi ho fatto vedere anche nella video recensione del fumetto. Quindi, insomma, una prima uscita molto ricca. Io sono felicissima e soprattutto sono felicissima di questa edizione Salda Press, che è fantastica. Avete capito che mi piace questo reboot di Baffi? Poi, altra cosa che ho preso sempre in fumetteria, mi sono lasciata tentare da questa meraviglia qui. Questo è Loki, realizzato da Ribic e Rodi, che io in realtà ho già in questa versione qui. Eccolo qua, in questa versione qui, con anche la firma dell'autore. E mi sono fatta tentare da riprenderlo in questa versione meravigliosa, perché quando l'ho visto in questa veste ho detto no, non posso non prenderlo. È in questa veste qui gigantesca, è uscita al costo di 23 euro per Panini Comics. E innanzitutto, se non conoscete la storia, vi posso dire che è la storia in cui Loki finalmente vince, diventa re di Asgard, e sconfigge Thor e diventa re di Asgard, con tutto quello che ne consegue, con dei disegni di Ribic che sono qualcosa di magnifico. E in questa veste gigantesca si possono ammirare in modo splendido. Guardate che meraviglia. Così si presenta appena si apre il volume, ed è splendido. Che ve lo devo fare? È qualcosa di meraviglioso. Alla fine del volume abbiamo degli studi fatti appunto per il volume, che nell'altra versione io non ne avevo. Guardate qui che belli, sono uno più bello degli altri. E poi la cosa fantastica di questo volume è che si toglie la sovraccoperta, sotto appare così con la cover come l'altra edizione. Questo è la costa e questo è il retro. E la sovraccoperta, cosa splendida, la sovraccoperta si apre, vediamo se riesco. Io non riuscirò mai a farvelo vedere perché è immenso. Abbiamo la sovraccoperta aperta che diventa questo mega poster qua, ed è alto quasi quanto me, e dietro abbiamo una serie di illustrazioni. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa in maniera decente. Ecco qua, prese sempre dal fumetto. Un'edizione meravigliosa, a un costo abbastanza, secondo me, ottimo, perché 23 euro con tutta questa sovraccoperta, quindi non potevo lasciarmelo scappare, se non per il fatto che queste tavole sono enormi e mi posso godere i disegni di Ribic in maniera così splendida. Io devo dire che questa è una delle mie storie di fumetti preferite in assoluto di sempre. Questo è il Macellatore di Dei di Jason Aaron. Sono sicuramente tra le due storie preferite di sempre. Io ho una grande passione per Thor, voi lo sapete, e queste sono tra le due storie che preferisco di Thor, quindi con questa versione così di lusso basta ristampe, basta, perché almeno io non sarò mai più tentata da comprare doppie edizioni. Neanche posso vendermi la vecchia perché c'è la firma, mannaggia. E quindi niente, vi terrò due copie di questo volume perché insomma le vale tutte. Poi i ragazzi della fumetteria mi hanno lasciato queste preview gratuite di questi due manga che io ancora devo leggere. Eccolo qua, questo è Land of Lustros e questo è Kenkeki Travels. Eccoli qua, sono delle preview gratuite edite dalla J-Pop. Vediamo l'interno del primo e questo è l'altro. Io di questi fumetti non so assolutamente niente, me li leggerò volentieri perché insomma sono delle preview per cui uno si fa un'idea se la serie può piacerci oppure no, quindi motivo in più per andare a fare spese in fumetteria, visto che arrivano queste meraviglie insomma con le spese fatte. Questo è quanto per quanto riguarda gli acquisti fatti in fumetteria. Dopodiché è arrivato un pacchetto di acquisti in lingua. Gli acquisti in lingua, ahimè, io qua non ho librerie che vendono in lingua, quindi sono obbligata a farmeli online, e quindi mi è arrivato un pacchettino di cose prese appunto dagli States in lingua. Cominciamo subito con un altro fumetto di Neil Gaiman, con questa versione qua, che è Snow, Glass and Apples, ed è la versione di Neil Gaiman di Biancaneve, del retelling di Biancaneve con una Biancaneve
in versione cattiva. Questo è uscito negli States al costo di $18, io l'ho pagato 17 euro, in realtà l'edizione del 2019, ma io, ahimè, l'ho scoperta solo adesso, quindi appena l'ho scoperta l'ho presa. Ed ha dei disegni magnifici, molto molto belli, con questo stile particolare, ecco qua, molto particolari e dettagliati. La storia è Neil Gaiman, quindi io penso, spero che, insomma, Neil Gaiman è un autore che a me piace molto, spero che mi piaccia. Poi ho un retelling di Biancaneve in una versione in cui Biancaneve, insomma, fa le veci della cattiva, quindi mi incuriosisce molto. Non l'ho ancora letto perché appunto è arrivato da poco, però è un'edizione che è un volume che mi interessava veramente tanto. Oltre a questo sono arrivati due libri. E tanto per cambiare parleremo della Bardugo. lo so, perdonatemi, ma non posso fare altrimenti perché sto collezionando i libri della Bardugo. Questo mi mancava, The Language of Words, che l'ho trovato a un costo, insomma è stata un'offerta per qualche giorno e l'ho pagato mi pare 11 euro. Questa piccola meraviglia qui, questo libro è meraviglioso. È uscito al costo di 13 sterline, questa è la versione inglese, al costo di 13 sterline. La cover è fatta così, guardate che meraviglia, con questo effetto stoffa. Questa è la costa e questo è il retro. Questo è un volume molto particolare della Bardugo perché racchiude il retelling delle favole della Bardugo ambientati nel Grishaverse, tutti accompagnati da illustrazioni. Innanzitutto guardate quanto è bello l'interno, poi ogni favola, guardate, ha dei decori intorno alla pagina, quindi ogni pagina è decorata praticamente, guardate qui che meraviglia, e ci sono tutta una serie di illustrazioni all'interno del volume che sono una più bella delle altre. Ecco qua. Guardate che meraviglia. Io ovviamente era Bardugo, con tutte queste illustrazioni non potevo farmelo mancare. La cosa bella è che sfogliando le illustrazioni, anche queste hanno un'evoluzione, vedete come cambiano, come si muovono e si arricchiscono pagina per pagina. Guardate che bello questo effetto, meraviglioso, assolutamente un volume di pregio. Guardate, veramente sono illustrazioni una più bella dell'altra. Alla fine abbiamo la nostra fantastica piantina del Grishaverse a colori, quindi ancora un punto in più per questo volume. Ovviamente è la Bardugo, è il Grishaverse, è un retelling di favole, come facevo io a farmi mancare questo volume, ed è splendido. Non vedo l'ora di leggermelo, però voglio leggermelo con molta calma e godermelo un po', quindi non ora. Oltre a questa meraviglia ho preso Sorcery of Thoughts. Questo volume io lo voglio da quando è uscito. Di cosa parla la storia non ho idea, ma un'edizione meravigliosa che avevo puntato da tempo, ce l'avevo in wishlist da tempo, l'ho trovato in una super offerta, quindi l'ho pagato neanche 10 euro, considerando che praticamente girava sempre intorno alle 17-18 euro, e quindi niente, non ho aspettato ulteriormente, visto che si era abbassato di prezzo, l'ho preso subito. È una versione meravigliosa del libro, è sempre uno young adult fantasy. Non lo so se mi piacerà, ad ogni modo è talmente bello che mi deve piacere per forza. Questa comunque è la cover, guardate che bella. Non so quanto si riesca a vedere della cover con i miei riflessi, perché è una cover molto lucida, però ha un'illustrazione meravigliosa. Questa è la costa e questo è il retro, con anche questo occhio in rilievo. L'edizione è veramente bella. La sovraccoperta si toglie, il libro sotto appare così. All'interno abbiamo una piantina e il volume ha circa 450 pagine. Io ripeto, non so praticamente niente di questo volume, ma l'edizione è talmente meravigliosa, con questa illustrazione splendida, per cui questa è veramente mero collezionismo. Spero che il libro vi piaccia. In realtà ho letto poche recensioni e comunque positive, quindi ben venga, parla comunque di magia, quindi è un argomento che mi piace, e poi insomma ci sono tutte queste rose in tutto il libro, lei con la spada, insomma, io l'ho detto, io sono vittima del marketing, quindi mi ha convinto subito.
era un po' che avevo puntato questo libro. L'avevo puntato anche nelle Bookish Box, ma insomma, ahimè, non sono riuscita a prenderlo con le Bookish Box, in quelle super mega versioni splendide che abbiamo visto in giro. Quindi sono riuscita a prenderlo ora, visto appunto l'offerta, e essendo un cartonato, mi è sembrato il prezzo ottimo. E questo è quanto per gli acquisti di questo periodo. Spero comunque di riuscire a giugno ad andare in libreria per fare un po' di acquisti italiani in libreria. Vi rinnovo l'invito di ricordarvi che finalmente librerie e fumetterie sono aperte, quindi quello che possiamo fare noi nel nostro piccolo è fare una piccola spesa di presenza nelle librerie e nelle fumetterie per dare loro una mano e per far riprendere un po' tutta la filiera e letteraria, editoriale italiana, in modo tale, insomma, che ci sia un minimo di ripresa. Ognuno, insomma, nel nostro piccolo, tante piccole gocce formano un oceano, quindi per gli amanti dei libri e della lettura è sicuramente il gesto migliore che possiamo fare in questo momento, oltretutto facendoci un regalo letterario, per cui perché no? Questo intanto per il book haul. È tutto, io spero di qualcuno di questi volumi di portarvi le recensioni con molta calma, perché è un periodo in cui sto leggendo veramente poco per questioni di consegne lavorative, ma sto leggendo La Bardugo, per cui sicuramente vi porterò poi qualche recensione. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale e vi auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!